Bloom Magic Wings. Ciao, questa è la mia tutti. Io sono Bloom così, la pezza di schietti più sexy del mondo. E oggi faremo un video tutti insieme. Mio dì. Ciao pezzi, io bentornati sul mio canale. Finalmente oggi farò un video che mi state chiedendo da me. Da quando vedete le mie wings, voi mi chiedete sempre: Rosso, facci un video sulle wings che hai, ti prego, pezzi. E oggi ve le faccio vedere tutte, pezzi. Quel mobilazzo, pezzi, che vi ho portato qui solo per voi. Giulia Peep. Solo per farvele vedere. E adesso finalmente avrete I can't il piacere di vederle, pezzi. Oh mio Dio, si vede la patatessa. Tutto si può conquistare. Non so perché sono truccato così, ma c'era un filtro su Instagram con questo coso tribale. Quindi oggi vi farò vedere la mia piccola collezione, che è questa. Che è piccola, tra virgolette, dipende dai punti di vista. E ne ho altre anche là. E niente, basta, pezzi. Adesso ve le faccio vedere tutte una alla volta, perché in Italia ci sono pochi che fanno vedere le wings. È giusto che io che ce le ho ve le faccio vedere, perché so che su internet se le cercate queste qui del 2004 non le trovate. I am the pioneer. Così vi spiego tutte le differenze e tutte le riedizioni e ristampe, perché molti non capiscono sicuramente. E queste sono bambole da collezione adesso, quindi sono chiuse per quello. Non le aprirò mai. Questa è aperta perché è stravecchia e anche rovinatissima, ma qua sotto ne ho una bellissima. Sono due edizioni diverse. Questa, cioè non so quale delle due sia più nuova, più vecchia, ma guardate com'è bella questa. L'ho comprata da un mio amichetto. Guardate com'è bella, perfetta. Questa è stravecchia invece. E niente, adesso mi farete smontare il mio mobile. Maledetti. Ah, di già che ci sono, vi faccio anche vedere i miei nuovi DVD delle Wings. Guardate che belli. L'ho presa da una signora su Facebook. Guardate che belli. Tutti di glitter. Sono tutti nuovissimi. Questa è bellissima. Che bello. Shock. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la differenza tra queste due. Guardate il viso, com'è diverso. Oddio, questa oscena, non una zingara su me. La stampa degli occhi, guardate come erano dettagliate poi. Sono bellissime queste due. E queste sono Magic Wings. Non so esattamente di quale edizione, perché ce ne sono un miliardo e mezzo. La prima che vi faccio vedere è Bloom. Questa è Magic Wings con il microfono. E la scatola è distrutta, cioè non si vede molto, ma guardate qua che buca nas che c'è. E l'ho presa da una tipa su Vinted, mi sembra. O su Shpock, che è un sito di compravendita di oggetti usati. Come Vinted, guardate, c'è anche il bottone dietro, ma non funziona. Le mie wings. E niente, c'è il foglietto illustrativo dentro. Tutte le wings vecchie hanno il foglietto illustrativo. E il tappo l'ho fatto io con un pezzo di plastica, perché sennò entra una polvere. Questa l'ho un po' restaurata, vi lascio la foto di com'era all'inizio. È tipo una delle mie bambole preferite, peccato che sia così distrutta. Spero un giorno di averla nuova. Poi vi faccio subito vedere queste bombe sexy. Sono le Trix. Ne ho solo due trasformate, purtroppo. Però vabbè, meglio di niente. E questa è Darcy, che è la mia preferita. Bellissima, stupenda, wow, pazzesca. Guardate che bella. Ha i capelli lunghissimi fino a qua sotto. I love it. Poi dietro a Stormy e Darcy. E poi Stormy, che cioè queste scatole sono in perfette condizioni, sono perfette, sono semplicemente un po' impolverate qua, foglietto illustrativo. Bellissima Stormy. E la mia c'ha pure le unghie dipinte, che nessun'altra bambola ha le unghie dipinte, quindi non so bene cosa significhi, ma bellissima. Guardate che bel viso che ha. Ed è dell'anno 2005. Dov'è? Non io che non riesco a leggere. 2006, ok, non 2005. Invece Darcy è 2008. Sto mail. Ma veramente? Beh, comunque sono bellissime. Sono ristampe, penso, perché le prime, boh, forse sono uscite nel 2005. Ah beh, non so. Questa è la bambola che ho pagato di più in assoluto di tutta la mia collezione. Vi dico il prezzo così vi volate un po' via. 160 l'ho pagata. Costava anche di più dal venditore. Me la voleva dare a 200, ma 200 è un po' troppo, ragazzi. Cioè, non acquistatele se vi chiedono così tanto, non valgono così tanti soldi. Spero che mia mamma non stia guardando questo video. Comunque tutte quelle che ho sul mobile sono costate più di 100 euro, quindi ecco, il prezzo base è quello. Ed è stupenda, guardate quanti dettagli. Questa è l'edizione speciale col glitter, ce n'è una anche senza glitter. E mi piace di più infatti quella senza glitter, però anche questa è bellissima, guardate che bel viso che ha. E dietro c'è Icy. Questa è una delle mie bambole che vorrei di più in assoluto. Icy strega, bellissima. E questa è del 2006, scritto qua. Bellissima, e ve le metto tutte vicine. Bellissime, cioè guardatele. Wow, pazzesco ragazzi. Poi passiamo alle Wings, mitiche Magic Wings. Questa è Tecna con la Pixie. Questa edizione è veramente rarissima, non l'avevo mai vista, l'ho comprata molto di recente. Di queste bambole giochi preziosi vecchie, fatte così con questo mold del viso, ce ne sono circa 400, quindi sono davvero tantissime da collezionare. Ma io ne ho poche, ma non penso che vorrò mai collezionarle tutte, perché mi sembra un po' impossibile. È un po' distrutta questa scatola, ma è comunque bellissima. E questa è del 2000 e 7.
tutte. Queste bellissime ci sono tutte ovviamente di questa collezione, però io ho preso Tecna, c'erano Aisha e Tecna in vendita, ho preso Tecna. Ovviamente sono tutte in vendita da collezionisti, da persone normali, cioè non è che le vendono i negozi. Poi ho questa bellissima Bloom, l'ho presa perché da piccolo mia mamma l'aveva regalata a mia sorella, dato che io ho le Wings, cioè erano di mia sorella, non erano mie, dato che i bambini maschi non possono avere le Wings. Io ho preso questa Bloom bellissima con questo abito, si chiamano Trend 2005 mi pare, e sono queste. Non mi piacciono molto le altre, solo Flora mi piace. E qua 2005. Poi ho queste due del film, del primo film Enchantix. Questa è Daphne, che è la sorella di Bloom, bellissima. Esiste solo questa della Giochi Preziosi. Dopo l'hanno fatte alcune oscene che non voglio neanche farvi vedere perché fanno cagare. E non le ho ovviamente. Mi piace che abbiano fatto lei come personaggio, era troppo importante per il film. Poi queste scatole, cioè guardate che belle, sono bellissime. Ovviamente anche queste in ottime condizioni. Io le compro sempre solo se sono in ottime condizioni, se no non mi interessa più di tanto. E purtroppo prendono tantissima polvere, ma basterebbe pulirle. E Bloom, oh, non chiedetemi i nomi. Beh, Schoolgirl, sto mail scritto lì perché non me li ricordo. Ci sono troppi nomi, troppe collezioni. Sono qua le Enchantix, che dopo vi faccio vedere. Queste sono quelle con le ali luminose, ma io non ce l'ho. Bellissima anche questa Bloom, le vorrei tutte di questa linea. Sono un po' piccole queste nuove qua, perché hanno cambiato i corpi dopo il film. E poi le hanno cambiate ancora dopo per la stagione del Bilix. Dopo vi faccio vedere. Questa è Flora Magic Wings. Questo penso sia il mio pezzo preferito della mia collezione, perché le Magic Wings sono le più belle in assoluto. Solo che questa è una ristampa del 2005, vedete che c'è questo foglietto, quelle originali del 2004, le primissime, c'è un foglietto con Bloom, semplicemente qua un artwork di Bloom, non c'è neanche una bambola, e da quello potete capire velocemente se è una Wings Magic, è 2004-2005, quindi queste sono le stampe, guardate che bella che è, guardate il suo viso, i suoi glitter, cioè è bellissima, pazzesca. Guardate che meraviglia. Ed è 2005. Scritto lì. Questa invece sono felicissimo di avere questa collezione. È l'unica collezione che ho completa. E sono le nuove pettinature. Purtroppo non sono le Magic Wings normali, ma sono le nuove pettinature. E infatti hanno queste pettinature. Adesso ve le faccio vedere una alla volta. Sono fatte un po' con meno dettagli e semplicemente hanno questi capelli diversi. Però sono identiche a quelle normali. Anno 2007. Sono tutte dello stesso anno queste. Questa è Bloom, la mia prefe. Questa è Stella, purtroppo alcune non hanno il tappo perché con gli anni viene perso. Guardate che bella Stella, con lo scettro anche. Vorrei tantissimo la Magic Wings di questa, ma sono sicuro che un giorno l'avrò, guardate che bella. Poi Flora, che è devastata dall'uragano Katrina, non so che caso sia successo, ma è comunque bellissima. Dietro sono tutte identiche. Aisha è super sexy con questa pettinatura da Amazzone, cioè bellissima, guardate che bella coda. Poi lei Magic Wings è bellissima. Poi Musa, che ha qualche chiazza di glitter che è andata via, ma penso che questa sia molto rara, quindi sono molto contento di averla. Un po' rovinata, ma è bellissima lo stesso. Sono molto felice di aver completato questa collezione. È la prima che... questa è stata la primissima che ho comprato. Cioè, da lì è cominciata la malattia, le ho comprate tutte. E questa è Tecna, bellissima, con questi capelli lunghi. Polella, l'amo. Anche il casco qua, anche qua è tutto aperto, un po' rovinato, ma è comunque bellissima. E vi faccio vedere le due Tecna vicine. Vedete, questa è Tecna Magic Wings con la Pixie. E questa è Tecna nuove pettinature. Vedete, non cambia molto. Il viso è identico. E niente, il vestito è uguale, solo i capelli sono diversi, quindi... E la scatola... No, la scatola è uguale. Vedete, la scatola è molto diversa. Più bella Magic, secondo me. E i loro visi sono identici. Questa ha le labbra un po' più piccole, infatti mi piace di più. Questa è un po' più Nicki Minaj. Però sono bellissime, anche i vestiti sono diversi, questo più rosa. Poi ho questa. Queste scatole sono... non le avevo mai viste, l'ho scoperte veramente di recentissimo. E sono molto carine, sono un po' più cheap, mi sembrano un po' delle bambole cinesi, però vabbè, sono belle lo stesso. Ed è identica a questa, che ha la nuova pettinatura, infatti sicuramente costava meno produrle così. Il vestito ha queste paillette da cinesi. Sono molto cheap queste, perché invece che avere i guanti così ce li hanno stampati, quindi erano proprio... cominciava il budget a scendere. Tutte quelle che avete appena visto... sono prese da eBay, Shpock, Vinted, tutti questi siti qua. Quindi sono tutte usate, anche Marketplace, io vado sempre su Marketplace. E sono tutte usate, quindi se le volete trovare anche voi dovete cercare su quei siti, ma sono molto difficili da trovare. Queste bambole hanno una storia veramente... sono ancora sotto shock. Vedete come sono perfette, nuovissime. Queste non sono mai state toccate da nessun bambinaccio con le mani sporche. Sono perfette, guardate dietro che belle che sono. Queste sono dell'anno 2008 e sono la primissima edizione dell'Enchantix. Ed erano quelle con la polvere di fata. Esistono anche le versioni con luci da labbra sulle ali, le ali luminose. Poi c'è Bloom con la Pixie, tutte con la Pixie, insomma.
E intanto che ve le faccio vedere, vi racconto. Praticamente c'era un omarello che su Marketplace aveva fatto un annuncio dove scriveva che aveva tutte le Enchantix a 25 euro l'una. Io ero sotto shock. Io non ci credevo, ovviamente, perché ho detto boh. E invece, ragazzi, era tutto vero. Infatti, quello stesso giorno io mi sono precipitato a scrivergli immediatamente. E lui mi ha detto, se vuoi, era molto diffidente, perché ovviamente non può fidarsi della gente su Marketplace. Non c'era mai stato, insomma, su Marketplace. Vedeva tutte ste wings, allora io l'ho chiamato quella stessa sera, tipo alle 11, mi ricordo. E ci siamo messi d'accordo che io le ho prenotate tu una di ognuna, perché mi mancavano tutte, ovviamente. E poi un mio amico, che era con me, mio migliore amico, voleva anche lui Musa e Stella, e gli ho ordinato anche per lui quelle. Oh, sapete quante di queste flore aveva? Aveva una sessantina di queste qua. E di Tecna ne aveva solamente due, infatti Tecna è favolosa, bellissima. Adesso vi metto le altre tre qua sotto. Infatti sono stato fortunatissimo. Guardate Isha, che bella, stupenda. E praticamente ci ha detto, se volete queste wings io non le spedisco, perché era nuovo lì, non sapeva neanche come si spedisse, venite a casa mia, che io abito a Bologna, no, in provincia di Bologna, lui abita a Imola, che non è subito vicinissimo. Allora siamo andati a Imola in autostrada, la prima volta che sono andati in autostrada, tra l'altro, perché quest'uomo ci ha raccontato che svuotando un magazzino ha trovato questi scatoloni pieni di queste wings Enchantix vecchissime, stupende. Guardate Musa, penso sia la mia preferita. No, Flora è la mia preferita. E quindi siamo andati a casa sua e stranamente non ci ha fatto nulla, sto bene, io spaventatissimo, però ero più eccitato per le wings che per altro. E aveva sti scatoloni giganti, ma giganti, pieni di flore, pieni di tutte. E niente, ci ha dato le wings, io ero sotto shock quando l'ho viste perché non le vedevo da quando ero piccolo. Io con 120, no, cos'era? Fammi pensare, 25 pistai fa... 150 euro ho speso per tutte e sei le Wings Enchantix. Se voi cercate su eBay, trovate Tecna a 200 euro, quindi già questo shock. E quindi io ho preso tutte le Enchantix, bellissime, no? Per 150 da questo omarello, e penso che non mi succederà mai più una cosa del genere. E basta, cioè, cool, ho avuto il culo della storia. E ci ha anche detto che non gli interessava sapere cosa ci avremmo fatto, perché lui sapeva che qualcuno l'avrebbe venduta. Infatti molta gente gliel'ha comprata a 25 e l'ha rivenduta a 70, 100, 200. Ovviamente sono dei pezzi di Mary. Queste bambole non valgono così tanti soldi. E basta, queste sono le Enchantix, bellissime, sono fierissimo di averle tutte. Dopo le Enchantix hanno realizzato queste bambole, hanno cambiato la faccia e hanno fatto queste, le Believix, con questo viso. E hanno fatto tantissime edizioni di queste, infatti non si capisce niente, aiuto. Questa è Bloom, poi ho Flora, che è bellissima, piena di dettagli. Questa scatola è diversa da questa, infatti mi piace di più, che c'è il suo artwork tutto olografico. Poi ho Roxy, che molti di voi forse non la conoscono neanche. È la settima Winx, che c'è solamente per una stagione, però povera Cessa. È bellissima, è molto rara anche. E Stella, che è oscena. E in seguito le facce, che le hanno cambiato di nuovo il viso, il corpo è molto simile, hanno fatto queste. Queste porche di Winx sono quelle nuove. Hanno questo viso osceno, le sopracciglia spostatissime, le labbra oscene, il viso fa cagare. Anche gli occhi sono distanti, sono oscene. I vestiti però sono carini, sono sempre i soliti. Questa è Dreamix, forse non la conoscete neanche, anche questa. È della serie World of Wings, che è uno spin-off delle Wings. Le ali sono molto belle però. Queste mi piacciono nonostante il viso osceno. Di queste ho anche Musa, che è bellissima Musa. E poi la seconda stagione di World of Wings... E sono Onyrix, che sono questi, che è l'evoluzione del Dreamix, che è quella della terza evoluzione qua. E questa Bloom l'ho tenuta in scatola. E Stella, che è fuori, è bellissima. I suoi capelli sono bellissimi. E le facce dopo queste le hanno cambiate di nuovo con la nuova stagione, la stagione 8. Vi ho portato Musa Cosmix, che a me personalmente piace tantissimo, è la mia preferita delle Cosmix. Le Cosmix sono queste. E queste scatole non mi fanno impazzire, sinceramente. Però lei è molto bella, il suo viso è identico al cartone. Cioè, guardate queste, per favore. Cioè, che schifo il suo viso rispetto a questo. Cioè, ma per favore. Già queste non si capisce, cioè, dov'è Bloom. Invece queste almeno sono più fedeli. Qua dietro fanno schifo perché l'hanno photoshoppate. Le altre Cosmix le ho a casa, vi faccio vedere il video qui. E vi faccio una foto di una scatola che ho piena di Wings a casa. Ecco, c'è un piccolo fumettino. Ok, Percy, spero che questo video vi sia piaciuto. Io e le mie 250.000 Wings vi salutiamo. Percy, salutate tutti, salutatemi Percy. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale Persi Schifersi Merdose. E se volete altri video del genere scrivete nei commenti, soprattutto datemi delle idee se volete dei video in particolare, vedere altre cose, non so. Scrivetemi anche se siete dei collezionisti come me o se pensate che io sia pazzo, può darsi. E ci vediamo la prossima volta, Persi! Ciao!